Eccoci qui. Buonasera, buonasera a tutte, buonasera a tutti. Salve, 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 salve. Bentrovati a questo primo webinar dell'ultima serie prima dell'estate. Un appuntamento molto particolare perché questa sera ospite e relatore graditissimo di questo webinar sarà Diego, che in tanti dovreste conoscere se non lo conoscete. Come ho detto tante volte, è illegale non conoscerlo, quindi andate via per favore. In arte Fungila. Giusto, l'ho detto giusto, Diego? Spero di averlo detto giusto. Che questa sera ci racconterà un po' qual è la sua tecnica, il suo approccio e così via. E fra l'altro godremo insieme, insomma, della bellezza del suo stile, delle sue capacità. Che non mancherà di stupirvi, come vi ho anticipato. Io ho già visto le slide, per cui ci sono alcuni elementi che, in particolare, al di là ovviamente del progetto finito, che già di per sé raccoglie sempre, insomma, stupore e consensi, ma ci sono degli aspetti tecnici che ci racconterà Diego, visibili all'interno delle slide, che, come ho detto, non mancheranno di stupirvi. Prima di cominciare, vi ricordo che il webinar è sottoposto a registrazione, per cui, terminato l'evento, tra domani e domenica cercherò di pubblicarlo online e lascio subito la parola a Diego che insomma, si presenterà a voi, quindi insomma, darà inizio comunque al racconto di come procede e così via. Stasera non mi escono granché le parole, abbiate pazienza, ma è da stamattina che smanetto davanti al computer. Ah, cosa molto importante, ho messo in basso a sinistra nel box delle note i link di Diego. Così da poter, insomma, non solo collegarvi con lui, ma soprattutto godere voi stessi, insomma, dei lavori che ha fatto. E fra l'altro devo dire che Diego, mi piace molto il modo in cui hai allestito il tuo portfolio online sul tuo sito, sinceramente. A voi Diego, io mi eglisso e mi trovate in chat. Buon ascolto. Salve, buonasera a tutti. Niente, ha detto tutto quanto Massimo. Io mi chiamo Diego, conosciuto come Fungila, sono di Nardò, in provincia di Lecce, però abito a Osimo da una ventina d'anni. Sposato, tre figli, è tutto qua. Ah, ok, le faccio partire io le slide. Va benissimo. Ok, niente, allora io ho una tavoletta grafica 4, quindi non è proprio l'ultimo modello, ma il penultimo. Come dicevo a Massimo, quando... Sì, ok. Come dicevo a Massimo, niente, quando disegno comunque uso la maggior parte delle volte un pennello solo, che è quello che vedete adesso nella slide, un tondo duro semplice semplice. È una Wacom Intuos 4, dimensione una M. Dicevo, uso un pennello tondo duro semplice semplice che sarebbe quello che vedete adesso nella slide, il secondo per definito di Photoshop, niente di più e niente di meno. L'ho imposto praticamente in modo da dargli una specie di effetto matita, sempre come vedete nella slide, spunto dinamica forme, trasferimento e arrotondamento. Dopo metto su pressione penna e metto tutto quanto a zero, variazione angolo uguale pressione penna tutto quanto a zero e variazione rotondità sempre pressione penna e tutto quanto a zero. Questo per la dinamica forme. Trasferimento dove me l'hai messo Massimo? Vabbè, sempre pressione penna zero e allora, ok,
Vabbè, vediamo se lo trovo, se no è tanto uguale. Questo forse. Eccolo qua. Questo è il trasferimento. Praticamente uguale. Pressione penna al minimo. La pressione del flusso sempre a pressione penna è al minimo. comunque, ecco, facendo settando il pennello con queste caratteristiche, diciamo, ho un effetto tipo matita, tra virgolette, che è quello che uso io per fare i disegni. Allora, aspettate un attimo che adesso ricomincio. Vediamo se trovo. Ecco, allora, ok. Questo è il soggetto che ho usato per i webinar. Eccolo qui, non so se lo riconoscete. Questa fotografia la dovevo usare per forza, in qualche modo allora ho deciso che c'è che c'era questa occasione. Scusa Massimo, non era per te che ridevo. Allora, comunque, per fare questo. Sì, ma sei bello tanto. Per fare questo, ovviamente, niente, ho il livello 0 di base, che ovviamente serve un livello bianco semplice, niente di più. Creo un nuovo livello e sul nuovo livello ovviamente vado a disegnare col pennello come se fosse una matita, come ho fatto vedere. Ecco qua. Questa è la seconda. Diego, no, Aspetto di leggere che state scrivendo. noto che comunque, ecco, cerco anche di tradurre un po' quello che immagino gli altri stiano pensando. Noto che il tuo tratto è molto pulito, quindi ovviamente mi aspetto che, insomma, questo sia derivazione, insomma, della tua capacità di disegno. Però, per esempio, mi chiedevo così, una domanda spontanea. Quando disegni, per esempio, alterni frequentemente, immagino, l'uso della penna a quello della gomma, al di là comunque della punta di pennello che hai scelto, giusto? Sì, esatto, tanto la tavoletta che la penna che ho io, mentre girandola al contrario, fa anche da gomma, quindi sì. Però noto che comunque hai... Sì, di pure. Vai, dimmi. No, dicevo, noto che comunque hai uno stile No, comunque dicevo. estremamente pulito, quindi anche questo probabilmente è importante per ottenere poi le linee guida comunque del soggetto che stai disegnando. Sì, ma considera Massimo che le slide che ti ho mandato sono veramente tipo il disegno finito. Cioè, nel senso, parto più con con un'opacità un po' più bassa, faccio, diciamo, i lineamenti, parto sempre dall'occhio sinistro, non so non mi chiedete perché, non è dall'occhio alla mia sinistra. È una cosa che mia, non so perché, ma la faccio da quando ero ragazzo. Quindi parto da un particolare, non parto mai nell'insieme, diciamo, del disegno, che è una cosa sbagliatissima che ovviamente tutti sconsigliano di fare, perché si dovrebbe partire, diciamo, da, no? Non so, un ovale proprio per fare la faccia, oppure definire prima tutte le varie forme da fare e poi andare nei particolari. Faccio per la maggior parte copie, anzi direi solo copie. Vedendo quello che devo disegnare, parto sempre dall'occhio alla mia sinistra, se devo fare volti, oppure non so, se devo fare figure intere, parto sempre dalla testa e poi mano a mano disegno sopra quello che devo fare. Quindi in questo caso sono partito dall'occhiale, quello sempre a sinistra, e poi da lì sono andato su quell'altro occhio, poi il naso e poi
i baffi, cioè parto da un particolare e poi dal particolare diciamo seguo tutti gli altri, le altre linee che mi costruiscono il volto. Hai anticipato in realtà un'altra cosa Sì, che ti a st... mano libera, a mano libera. Hai anticipato un'altra domanda che ti stavo facendo, perché la domanda successiva era se anche tu, come tanti che online disegnano, partivi da, diciamo, da strutture come appunto i classici ovali e quant'altro. Io ad esempio non so disegnare senza fare un cacchio di ovale comunque da seguire. È interessante però sapere che procedi comunque da un particolare. È una cosa che a mio avviso è ancora più affascinante comunque nella fase di costruzione dell'immagine. Infatti Giulia, vedi, ti chiede, non costruisci mai uno schema quando disegni? No, ah, Giulia, no, Giulia, no, ripeto, siccome faccio solamente copie la maggior parte dei lavori che faccio, parto sempre da un particolare. Mi trovo, non so perché, ma cioè, partendo da un particolare, dopo particolare, l'altro particolare, cioè, ovviamente seguo le linee in base al volto. In questo caso, ecco, partendo dall'occhiale, dalla parte sinistra dell'occhiale, automaticamente mi dà la forma del naso, poi l'altra parte di là, poi una volta fatti gli occhiali, il naso, poi il naso c'ha quella specie di linea che ovviamente va a finire vicino ai baffi, poi da lì un'altra volta i baffi. Cioè, ho un metodo mio che non saprei. Al liceo mi dicevo sempre che è una cosa sbagliatissima, che solamente gente che sa disegnare ad alti livelli sa farlo, comunque non è una cosa che consigliamo fare, ecco. Io mi trovo bene così e quindi cioè, vado di quello. No, istinto no, Danny, non è istinto, tanto comunque è una copia, quindi vedo quello che sto facendo. Comunque va bene, andiamo avanti perché già stiamo. Allora, questa è l'altra fase. Vabbè, questo mentre sarebbe il disegno, diciamo, finito. Eccolo qua. Come vedi, l'occhiale a destra non è che mi era venuto perfetto, comunque vedi un po'. Sì, sì, Giulia, sì, veramente esatto. Guarda, ti dirò che facendo così su Photoshop è più semplice, perché non so, essendo troppo grande oppure troppo piccolo è più facile, lo ingrandisci, lo rimpicciolisci in base al foglio che hai, no? Oppure aumenti la dimensione del foglio e sei a posto. Quando lo facevo su carta o su tela, molte volte mi è successo di fare lavori un po' troppo grandi, per esempio in base alla tela che avevo, oppure non proprio proporzionati alla tela che avevo, diciamo. Diciamo che su Photoshop o su digitale comunque è più facile anche fare questa tecnica, che poi tecnica non è comunque. Sì, comunque sì, prendo un punto di riferimento e da lì vado avanti. Il mio punto di riferimento è comunque sempre l'occhio che io ho alla mia sinistra. Diego, mostra un po' i livelli a questo punto con i... Eccolo qua. Allora. Sì, allora, livello, questo è sempre un livello. Il livello 1, eccolo qua, ed è ovviamente il disegno. Poi, una volta finito il disegno, creo un nuovo livello. Non so adesso se qui si vede. Eccolo qua, il livello numero 2. Sul livello numero 2 faccio le ombre. E praticamente metto il pennello al 10, al 6, all'8% in base alle ombre che devo fare. E vado avanti tipo come se fosse un acquerello, diciamo. Praticamente, pennellare su pennellare finché non riesco a non trovo, diciamo, l'ombra che mi interessa. Quella più scura ci passo più volte, quella più chiara magari solamente una volta. Come guardate qua su questa slide, ovviamente, rispetto a questa, scusate, questo è il disegno questo è il disegno ovviamente a dimensioni reali, che sarebbe un 1000x1000 come pixel.
quando vado a fare i dettagli o le ombre, lo ingrandisco del doppio. Eccolo qua, qua si vede meglio. Aspetta, questo è lo stesso disegno, però ingrandito 2 volte. Sì, sempre lo stesso pennello. Il pennello è quello che ho fatto dall'inizio, è uguale a quello che ho fatto dall'inizio. Li cambio solamente l'opacità per fargli le ombre, tutto qua. Allora, ti dico, questo è il secondo livello e sono le ombre, come vedete, accennate, non sono logicamente già definite, però comunque mi danno già un'idea da dove devo scurire, dove devo schiarire. Avendo una reference, logicamente, è molto più facile perché... Sì, certo, anche la dimensione. E il pennello di base è sempre quello, cambio sia la dimensione che l'opacità. Un'altra cosa che non vi ho detto perché mi sono scordato di farlo vedere nella slide, io ovviamente uso molto lo sfumino, quindi ovviamente faccio, non so, un'ombra chiara oppure un'ombra un po' più scura e poi con lo sfumino ovviamente le amalgamo in modo da farle diventare più simili all'originale. Vedi, questa è una cosa che io, per esempio, ho letto spesso ma non ho mai fatto. E sto fatto che lo utilizzi tu mi resterà in mente, quindi ci proverò anch'io. È una bella dritta questa, grazie. Sai Massimo, è come quando dipingi, diciamo, su tela, no? Tu prendi un colore, non so, vuoi fare l'arancione, prendi il giallo, prendi il rosso e li mischi, no? Per fare l'arancione. È uguale quando io ovviamente faccio disegni, faccio una zona un po' più chiara, una zona un po' più scura, poi per dargli ovviamente il tono intermezzo, il tono intermedio, scusate, uso lo sfumino per portare o dal chiaro allo scuro, dallo scuro al chiaro. No, dicevo che una cosa Lo interessante. sfumino è... Sì. Vai, vai, no, rispondi a Ronnie, poi dico la mia. Sì, comunque sì, è il ditino. Dicevo che Vai. la cosa interessante di questo tuo approccio consiste in pratica in quello strumento che io stesso, per esempio, su Photoshop non lo utilizzo, su Sketchbook sì. Se ti ricordi ne parlammo, infatti c'eri anche tu online. E io lì su Sketchbook lo utilizzo tantissimo. Non so per quale motivo, ma non mi viene spontaneo utilizzarlo su Photoshop. Ma ti assicuro che dopo stasera mi ricorderò di utilizzarlo. Guarda, io lo sfumino l'ho imposto al 22% di opacità. E comunque, come devo dire, se lo metti al 100%, se lo metti al 100%, no, opacità, scusa, È la forza dello strumento. la durezza, è imposto al 22%. Esatto, sì, perché se lo metti bene al 100% come tocchi... Ti diluisce troppo. Invece a 22, 23, al 20 al secondo ti dà quell'effetto mentre che ti fa sfumare come se fosse il dito sulla maglia, diciamo. Interessante. Ok, vado avanti. Aspetto Giulia, vai Giulia, ti aspetto. Massimo, ogni tanto aiutami, che io non sono... No, figurati, stai andando benissimo. In realtà mi stai dando un po' di input che cercherò di applicare. Poi ti farò anche una domanda perché sono curioso di chiederti una cosa riguardo altri software, ma te la faccio poi alla fine. Ok, va bene, allora vado avanti con la prossima slide. Eccola qua. Allora, il secondo livello dicevamo sono le ombre. Questo è un altro livello, lo vedete qui, sarebbe il livello numero 3. È praticamente quello che uso al 99% dei casi ed è un livello semplicissimo grigio. Niente di più e niente di meno. Ti voglio fare un'altra domanda. Da questo livello grigio, vai. In realtà, diciamo, io conosco già la risposta perché te l'ho già fatta questa domanda e mi hai risposto a suo tempo, però credo che possa essere interessante, diciamo, anche per tutti gli altri. Una cosa che ho notato, per esempio, è che, come te, sposto un pochettino la slide, tu hai di base un livello 3 che è grigio.
ho notato che moltissimi disegnatori sfruttano ovviamente una base grigia o grigiolina. Come mai non si disegna in bianco? C'è un motivo particolare? Sì, nel caso mio, ovviamente io facendo il livello grigio, dopo uso la gomma per cancellare ovviamente le parti del livello grigio che sono i mezzi toni. Quindi anziché mettere col bianco i mezzi toni, li levo dal livello grigio. Perfetto. È una bella risposta perché già me l'avevi data a suo tempo, però è molto interessante perché in effetti anche in fase di colorazione digitale noto che comunque molti artisti, diciamo, sono soliti partire da una base comune e sul quale puoi applicare semplicemente, ad esempio, le linee nere, diciamo, il chiaroscuro su un livello, diciamo, superiore, in modo comunque da avere un'uniformità di tonalità all'interno di tutta la scena. Esatto, sì, Pino, esatto, in pratica le luci le tolgo dal grigio, però non le luci quelle forti, e i mezzi toni, cioè ovviamente quelli che non sono né troppo forti, cioè né tanto forti da essere lucinette e né tanto scure da essere ombre. I mezzi toni, tipo quello che non so, adesso Massimo c'ha nella fotografia tipo sul naso, oppure sulla guancia sotto l'occhiale a sinistra. Sì, cancello, esatto, cancello il grigio da quel livello lì. Uso una gomma prente impostata con le stesse impostazioni del pennello. Sì, Pino, i mezzi toni, non so come spiegarti meglio di questa parola, non sa che non c'è. Esatto, quelle più modali. E la gomma la imposto nello stesso modo che imposto il pennello, sia come opacità, la gomma intorno al 4 al 5% per fare i mezzi toni. E come per il pennello, ovviamente ripasso più volte dove magari mi serve un po' più di luce, e una o due volte in base a quello che devo fare. Invece, per le luci, quelle forti, non so, tipo quella che adesso Massimo ha. Per esempio, su questa foto non si vede. Comunque questa che gli viene da destra, non so, sulla fronte, qui sul sopracciglio sinistro, intorno agli occhiali. Per quelli uso un altro livello. Eccolo qua. Il livello 4. Questo è un livello solamente di luci intense e lo metto soprattutto. Eccolo qua, qua forse si vede meglio, ecco. In questo caso usi un Si vede pennello. ovviamente sugli occhiali. Vai In questo caso usi un pennello bianco sempre con la combo degli sfumini. Massimo, vai. Dicevo, in questo caso utilizzi sempre un pennello bianco con lo sfumino. Interessante. Sì, uguale, uguale. Esatto. Il pennello sempre settato. Cioè io prendo il pennello non lo cambio mai. Una volta che l'ho settato all'inizio, uso sempre quello. Dopo, per fare il disegno uso il nero, per fare le luci uso il bianco, cambio di campo quello. Le sfumature uguali le faccio sempre con lo sfumino. Adesso in questo caso, vabbè, quello che sta sugli occhiali, ovviamente quella specie di linea, quella lì l'ho fatta col pen tool, perché a mano libera non Ah. Certo. era il massimo, però così è. Esatto, sì, il riempimento non lo tocco, uso solamente l'opacità. Solo l'opacità. Abbasso o alzo l'opacità. Dicevo, con questo caso le luci si vedono sia sulla tempia, intorno alla bocca, qui un po' sul collo a destra. Questo Che figata. è ovviamente un livello di luci fatto col pennello bianco. Eccolo qua, il livello 4. Bello, mi stai. Fatto questo, diciamo, una volta che sono convinto del risultato, dimmi Massimo. No, niente, stavo dicendo che mi stai illuminando. Ma sul serio, non lo dico a mo' di battuta. Cioè, no, no, sul serio, perché in realtà, vedendo te che stai facendo questi passaggi, ti sembrerà banale,
ma li sto assorbendo in maniera molto diversa da quello che ho visto fare ad altri. E mi affascina tantissimo, ma credo di non essere il solo, la semplicità attraverso la quale tu riesci comunque a trasformare le linee e pochi livelli in quello che sto vedendo, al di là del soggetto che è bellissimo e che sicuramente si presta, diciamo, insomma, in maniera straordinaria, ma al di là di quello è proprio il tuo approccio che mi piace un sacco. Grazie, rispondo a Roberto. No, Roberto, quello che vedi è tutto disegnato, non sono immagini, non c'è niente in più, è solamente disegno. Il fatto, Giulia, di Gaio, scusa perché il numero non mi ricordo mai il nome. Giulia, il fatto che sembra disegnato su un foglio, per esempio, è quello che io cerco di fare quando disegno, ho settato il pennello in quel modo, in modo da avere un effetto matita. Poi in certi casi magari può sembrare matita, oppure in certi casi no. Comunque l'intento mio era quello di fare un effetto matita, diciamo. Ti faccio una domanda, Diego, visto E che. cioè il fatto che ti sembra fatto Vista questa cosa che hai appena detto, no? L'effetto matita, una curiosità: nei vari disegni che abbiamo visto tu, in tutte le varie realizzazioni, utilizzi sempre questo settaggio per i pennelli? O quando, ad esempio, vuoi dare, diciamo, un effetto leggermente diverso, sfrutti anche pennelli, come posso dire, un po' più grezzi, un po' più duri e così via? No, no, te l'ho detto, non so, te l'ho detto forse tante volte. Uso sempre quel pennello lì che vi ho fatto vedere all'inizio. Lo so, però a me sta cosa mi sciocca Quando faccio disegno. che te devo dire. Bellissima sta cosa comunque. No, ti dicevo, aspetta, quando faccio questo tipo di disegni, tipo vabbè, quello che state vedendo su una slide, il pennello è sempre quello. Quando invece facevo i digital painting, che sono un po' diversi rispetto ai disegni, perché questo ovviamente io voglio che si veda comunque che sia un disegno, anche se è abbastanza liscio, però mi piace dare l'impressione che sia un disegno, no? Invece di digital painting puntavo più, diciamo, sulla realtà, sul realismo, no? Cercavo di farli quanto più realistici possibili, e ho smesso di farli perché ovviamente mi ci voleva talmente tanto tempo che dopo un po' era un po' una cosa esagerata, anche 60-70 ore per farne uno, quindi. Diciamo, per fare i digital painting, no, i pennelli usavo tipo quelli per la pelle, skin brush mi pare che si chiamano, brush, scusate. Sono semplici pennelli che si trovano in giro, su degli antati, dove vai un po' dappertutto, e danno un po' l'effetto della pelle, oppure dei pori sul naso, o non so, tipo la barba incolta, sta roba così. Però quelli, ecco, li utilizzavo quando facevo digital painting. Adesso non li uso più. Riguardo alla domanda di Pino, Ah, in bianco e nero, puoi colorare sopra applicando delle luci e l'ombre già definite. Io ti posso dire, Pino, come faccio io. Io faccio sempre in questo modo che vedete qui nelle slide. Tutto in bianco e nero, poi se voglio dargli colore, glielo do con la colorazione colore selettiva, oppure cambiandogli le tonalità. Però di solito parto sempre in bianco e nero, tutto in bianco e nero, e poi tante volte per dargli il colore magari uso un altro livello che setto su sfrapponi, gli do il colore magari che voglio dargli, oppure uso le mappe a sfumatura per esempio, o le curve se voglio farlo colorato. Comunque parto sempre dal bianco e nero. Scusate, state scrivendo in tanti, non vi sto leggendo più. Pino, che intendi per colorare dal nulla? Non
se non lo spieghi magari. Io credo che sia il fatto di fare la line art oppure il con i colori. Credo che sia una questione di abitudine. Io sono stato sempre abituato, diciamo, a disegnare o a matita o a penna, e quindi mi viene automatico fare, diciamo, prima il disegno e poi andare a riempire. Non so che dirti, sinceramente. Penso che sia una questione di metodo che uno ha, niente di più. No, no, niente 3D. Come vedi, c'è un disegno, un livello con le ombre, un livello, diciamo, di base e un livello di luci. Allora, Silvia, ti rispondo tanto semplice. Avevo problemi a fare disegni su dimensioni molto grandi, nel senso che facendo una copia, diciamo, di quello che dovevo andare a disegnare è troppo grande, mi perdo con le proporzioni. Allora, facevo più che altro, facevo sempre disegni su formati piccoli, 600x1000, 600x900 pixel parlo, non so, 1200x1500, 1700, segni comunque abbastanza piccoli, perché se vai a vedere sono i centimetri, sono abbastanza piccoli. E ultimamente invece ho provato a fare qualcosa con dei livelli, delle dimensioni un po' più grandi, e devo dire che ci sto prendendo anche abbastanza la mano. E ovviamente rimpicciolisco quando devo fare il disegno di base, in modo che c'è tutto sotto controllo, e poi ovviamente lo metto a dimensioni reali quando devo fare le ombre oppure i particolari, che poi presso a poco è quello che faccio quando disegno nei formati piccoli, no? Nel formato, diciamo, base, che sarebbe il piccolo, faccio il disegno, e poi quando devo fare i particolari lo ingrandisco 2 volte in modo da fare meglio i particolari. Invece, rispondendo a Tera, no, Illustrator ci ho provato, ma non mi entra in testa. Poi, sinceramente, non saprei come fare a settare i pennelli oppure a disegnare come faccio. Ho cominciato a usare il computer, anche Massimo mi ha detto di provare a usare altri programmi, Sketchbook oppure altri tipo quelli. Ho provato anche a fare con quelli. Onestamente non ci riesco. Ho talmente imparato a usare Photoshop per quello che mi serve, che con gli altri non mi trovo. Penso che sia pure quella una questione di abitudine oppure di metodo, penso che sia più che altro. Hai mai provato MeShift? Il programma MeShift? Sì, Massimo, ne ho provati veramente tutti quelli che mi consigliavano di provare un altro programma, li ho provati. E io sai che invece Però ecco, non lo so. su MeShift sto riuscendo, Vai, vai. è molto più vicino al concetto del disegno a matita sul foglio. E è vero che è un po' ostico all'inizio perché uno che è abituato a Photoshop comunque ha a che fare con un pannello diverso, però devo dire che tutto sommato è più vicino al concetto del disegno su carta e inizio a trovarmici discretamente, se devo essere sincero. Te l'ho detto, è come, non so, io penso che sia come telefonino, e uno magari è abituato all'iPhone, quell'altro è abituato all'Android. Credo che sia una questione, ecco, di abitudine più che altro. È Se vero. tu consigli che io di Photoshop uso solamente, ecco,
I livelli, i pennelli, ecco, le curve, mappe sfumature, sono roba così. Però non è che se tu mi chiedi se io Photoshop lo conosco tutto, io non lo so, non lo conosco tutto, io conosco quello che serve a me per fare questo tipo di disegni. Quindi Beh, vabbè, ma è normale, ma... non sono neanche uno che però capito, non sono uno che magari di Photoshop sa tutto e quindi lo so usare talmente bene da farci no. Lo uso per queste cose qui e quindi so quello che mi serve sapere, diciamo, di Photoshop per fare questi disegni. E se devi invece disegnare, ad esempio, qualche scena dove ci sono delle strutture tipo classici palazzi e quant'altro, immagino già la tua risposta, però mi chiedevo... Ti viene mai di utilizzare strumenti addizionali come, che ne so, le forme che abbiamo visto su Sketchbook Pro, ste robe così? O vai sempre anche lì di, ad esempio, forme vettoriali come hai fatto per la parte superiore degli occhiali? Esatto, considera che comunque quello che dici tu non li faccio praticamente mai cioè non li ho fatti quasi mai. Ne ho fatto solamente uno che sta forse su DeviantArt, però lì mi sono costruito tipo una griglia prospettica tutto usando il pen tool. Senza niente di pre-squadra e matita, diciamo. Però tutto col pen tool. Fighissimo. Ok. Ok, andiamo avanti con le slide, che così vi faccio vedere Massimo. Vabbè, qui niente, niente. Consiglio un font. Eccolo qua, questo livello qui del font. Tra Alla l'altro... successiva, allora qui se non mi sbaglio, vai Massimo. Scusami che c'è il ritardo, quindi ogni tanto ti parlo sopra. No, volevo semplicemente spiegare ai ragazzi che in realtà nella foto il soggetto è abbastanza ciccio bomba perché Diego ha utilizzato l'effetto warp come detto all'inizio, perché in realtà... giusto Diego? No, in realtà volevo dire che ti ho fatto anche un po' più magro Ah, per pure! Grazie! No, comunque, allora, se devo essere onesto, l'espressione della bocca non mi è venuta come quella della fotografia. E ho provato, ho riprovato, non sono riuscito a fare l'espressione della bocca come quella della fotografia. Quindi la bocca è un po' diversa nel disegno No, che no. nella foto. Nella foto c'hai tipo più non so. Tipo più da figo, diciamo, come a culo di gallina, non so se si può dire. Guarda, Non sono riuscito a dargli quelle. se ti fermavi a figo era meglio, perché adesso che so che ho la bocca a culo di gallina, non è che sta cosa mi esalti granché. No, sai, a culo di gallina si dice tipo quando si fanno i selfie, sai, un Sì, po' vabbè, con la ok. Sento bocca. le unghie sui vetri. Alla Gaio, bravo, no, io non lo volevo dire, però. Nient'altro? Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Non lo so, vogliamo parlare del fatto che ho pochi capelli? No, no, Massimo, comunque questa foto sei veramente figo, quindi Sì, vabbè. sei macio in questa foto. Sì, fa tutti i baci e c'hanno la bocca a culo di gallina. Allora, dicevo, quest'altro livello qui, ovviamente, non so se si nota rispetto a quegli altri, c'è ovviamente un'applica immagine, eccola qui sopra in alto. Nell'applica immagine ho messo il filtro, e adesso sinceramente, scusate, sto facendo un macello, eccolo qua, ho messo il filtro. Adesso non mi viene filtro altro su filtri, poi c'è altro e poi è uno di quelli in basso. Massimo, aiutami. A Aspetta che devo aprire Photoshop 100 perché passaggio a memoria... dovrebbe Ah, essere a 100 passaggio. ok. Sì, a 100 passaggio, però è settato su luce soffusa. Sì,
siccome ovviamente questo filtro è tipo, sarebbe tipo, è tipo il contrasto, diciamo, no? Come quando si aumenta il contrasto del disegno. Come effetto è più o meno uguale. Se quando lo applico vedo che ovviamente il disegno viene troppo contrastato, con la gomma morbida vado a cancellarlo dove che non mi serve, che non mi piace. Di solito lo cancello sui capelli per dargli l'effetto meno contrastato, oppure sulle parti che stanno, diciamo, un po' più lontane dal soggetto per dargli un po' di sfumatura, diciamo. Hai che passa, ci si bravo, Ronnie. Quindi, come vedete, c'è un livello in più, che sarebbe, ecco, il 5, che è un'ottica immagine. Poi adesso non mi ricordo più che gli ho dato a massimo, adesso vediamo. La 11. Ah, la 11 era quella che avevamo abituato. Vabbè, questa è sempre una piccola immagine con la cornice, niente di più. È la firma. Figo. Bello. Tutto qua. Bello davvero. E ti ripeto, credo di non essere l'unico, insomma, a voler provare il prima possibile questo tipo di approccio. Gran bella realizzazione davvero. E ti voglio fare anche una domanda, adesso poi vediamo se c'è qualche altra domanda da parte dei ragazzi. Mi chiedevo, per esempio, ecco, rispetto, diciamo, al tuo stile. E ho notato che tutti i soggetti sono prevalentemente umani, e tu mi hai spiegato una volta che è anche una questione semplicemente di gusto nella scelta delle immagini. Però mi chiedevo, per esempio, se ti sei mai cimentato o hai intenzione di farlo rispetto a soggetti un po' più particolari con scenari ambientali. Io, ovviamente, essendo patito di genere fantascientifico, mi piacerebbe vederti all'opera con qualcosa di questo genere, ma non mi riferisco solo all'ambientazione come palazzi, gli sfondi, eccetera, ma proprio comunque un effetto diverso, diciamo, da associare a questo tipo di elaborazioni. No, sinceramente non l'ho mai fatti. Non saprei neanche da dove partire, diciamo, tra virgolette, perché non l'ho fatti nemmeno mai quando dipingevo, diciamo, su tela. Io roba di paesaggi, queste cose qui non mi sono mai particolarmente piaciuti. Adesso ecco, quello che dici tu già magari è un po' diverso, sai. Sono più, diciamo, più belli, sono più, attirano di più l'attenzione, però sulle persone, sul corpo umano, sui volti, roba così, anche quando dipingevo su tela. E quindi non sono uno che sono amante dei paesaggi. Li ho Ok. fatti perché tante volte mi chiedevano su commissione, quando ero un po' più giovane, tra virgolette, e quindi li ho fatti. Però se dovessi farlo, ecco, a gusto mio, oppure una cosa che piace fare a me, i paesaggi non sono la cosa che preferisco. C'è una domanda da parte di Silvia che ti chiede come gestisci la questione di diritti d'autore sulle immagini dalle quali prendi ispirazione. Sì, sinceramente, essendo dei disegni, non ci sono problemi in teoria. Poi non li vendo, non faccio niente, quindi è solamente un'immagine presa e disegnata. Non è a scopo di lucro, oppure non ho problemi, ecco, diciamo, sui diritti d'immagine. Non si è mai lamentato nessuno, anzi, qualcuno se l'è messo anche come profilo Twitter una volta, quindi. Allora, mi aggiungo anch'io a Esatto, questa. non mi sono neanche mai posto il problema. Allora, mi aggiungo anch'io, aggiungo un attimino un punto di discussione su questo argomento. Nel caso di Diego, in realtà il problema non si pone perché abbiamo affrontato più volte all'interno dei webinar la questione sull'utilizzo di soggetti la cui identità ovviamente non è open, tra virgolette, cioè in merito al diritto d'autore, alla replica di soggetti e personaggi famosi e così via. Ricordatevi che nel momento in cui voi non vendete nulla di quello che state facendo, come nel caso di Diego che lo fa per passione, per farsi conoscere, per mostrare le sue capacità e tutto il resto, in quel momento in realtà non si pone nessun tipo di problema. Cioè nessuno può mai andare da qualcuno a dire:
tu non hai il permesso di fare questo tipo di lavoro, a meno che ovviamente la replica non sia eventualmente sottoposta per un vincolo suo iniziale al divieto. Succede raramente perché in realtà gran parte della cultura pop che trovate online, che si trasforma nelle trasposizioni con gli stili più diversi di qualunque soggetto possiamo immaginare, solitamente è piuttosto permessa, tollerata, ma addirittura, come posso dire, sollecitata, perché in effetti è trasmissione comunque di quel personaggio, quindi è divulgazione di fatto. Nel momento in cui invece, attenzione, si comincia a vendere quadri, magliette e altre realizzazioni simili, nonostante siano presenti in tantissimi online che vendono questo tipo di materiale, ricordatevi che è illegale. Lo dico perché molto spesso, anche su Grafici Creativi, capita che ci troviamo a discutere con persone che dicono: ma io ho visto negozi che vendono magliette con le immagini dei Simpson, perché non lo posso fare anch'io? Vedo che vendono cover dei telefonini con personaggi con calciatori, perché non lo posso fare anch'io? Qualunque cosa voi vediate online, ricordatevi che non sapete, non potete mai sapere che cosa realmente c'è dietro e se quelle persone in realtà stiano, diciamo, rischiando qualcosa o meno, come di solito è, perché in tanti comunque si dotano comunque di strategie poco chiare, molto losche, e lavorano anche nell'illegalità e soprattutto si, tra virgolette, nascondono attraverso giochini di trasmissione sui server dei contenuti. Quindi ricordatevi che quello che fanno gli altri online non è mai, mai percepibile come la regola. Cioè, se una cosa la fa una persona, non è detto che quella cosa si possa fare. Semplicemente magari nessuno ha ancora beccato quel soggetto. Ok? Silvia, io sono illustratrice, fotografa e mi occupo di post-produzione. Per quello chiedo, pensavo ne facesse un uso commerciale. No, io, ecco, se posso aggiungere una cosa, all'interno di una discussione su un forum, però all'esterno di Facebook, mi pare che a suo tempo, vi parlo di un paio di anni fa, un avvocato che si dichiarò esperto in materia, spiegava come in alcuni casi, nel momento in cui il soggetto ritratto è in qualche modo un personaggio di dominio pubblico, l'interpretazione creativa, vale anche quindi, lo stile di Diego, l'interpretazione creativa di quel soggetto poteva eventualmente essere venduto entro certi limiti come opera d'arte. Altri però gli fecero eco contestandogli questo tipo di interpretazione, poiché non era chiaro entro quali limiti si potesse considerare una cosa del simile come ammissibile o meno. Ragion per la quale, se abbiamo un dubbio, l'unica persona che ci può eventualmente togliere dall'imbarazzo della situazione è un avvocato o una persona che comunque conosca bene l'argomento e soprattutto sia in grado eventualmente di fare le dovute analisi per verificare se quel soggetto o quei soggetti sono rivendibili o meno. Tutto qui. Francesco, è probabile che ne siano pure contenti. Massimo, a proposito di questo, Sì. io ogni tanto collaboro con una ditta indiana che fa cover di telefonini, no? Praticamente lui ogni tanto mi chiede di fare dei disegni per le cover, mi dà una fotografia oppure mi dice un soggetto che vuole che gli faccio, lo faccio e lui vende queste cover. Però in questo caso ovviamente, lui mi dà e va a trovare ovviamente, le fotografie che sa che può realizzare le cover. Io alcune volte, ad esempio, gli ho proposto magari no, di fare, non so, perché non facciamo per esempio magari sto personaggio che adesso va di moda? E lui mi ha risposto no, ha detto quello non si può fare perché di quello non ho l'autorizzazione per farlo. Quindi evidentemente chi fa queste cose ha un certo tipo di autorizzazione, lui non può usarli. Guarda, in realtà ti dico, siccome ho studiato a fondo la questione, che nella maggior parte dei casi i siti che vendono questo tipo di materiali, soprattutto quelli organizzati, in realtà non hanno nessun diritto, tant'è vero che all'interno dei loro siti di rado è prevista una policy di qualunque tipo che spieghi con quale diritto praticamente sono stati utilizzati quei materiali. Riguardo alla tua situazione, ovviamente lì c'è una persona che eventualmente ha acquisito questa roba e infatti ti ha posto il divieto nei soggetti per i quali non ha licenza, quindi ben venga. Però in generale, sottolineo una cosa, se
Attenzione perché nel caso di Diego c'è una persona che evidentemente controlla queste cose, ma non è che se noi domani per esempio acquistiamo una foto su Fotolia, tanto per dire, e l'abbiamo acquistata ad esempio con la dimensione XL, tanto per dire, la possiamo poi ridisegnare e vendere altrove. Non è così, perché anche nei marketplace online tutte le risorse, incluse le immagini, sono comunque anch'esse sottoposte a dei limiti in concessione a quella piattaforma, cioè gli acquisto la foto che può essere utilizzata da A a B a C a D, processo che esclude altri movimenti eventualmente atti alla rivendita di un certo tipo. Quindi se, quando ecco, avete voglia di sperimentare un qualcosa che sia destinato alla vendita, assicuratevi sempre, come lo sta scrivendo adesso Roberto, di leggere le licenze, i limiti e i diritti che voi eventualmente acquisite nel momento in cui assorbite quel contenuto. Non accontentatevi mai, in nessun caso, della semplice dicitura free, perché non vuol dire niente. Gratuito da solo non vuol dire niente. C'è gratuito per uso personale, gratuito entro certi limiti, gratuito in toto e così via. Ok? E no, Tera, è proprio quello il punto. Esatto. E non puoi fare, è esattamente lì che casca l'asino, non puoi fare cataloghi, volantini e quant'altro. A maggior ragione, ti dirò, nel regolamento internazionale, lo puoi trovare su tutti i marketplace. Uno dei casi più comuni consiste proprio nel vincolo che la maggior parte delle piattaforme ti offrono, ti mettono a disposizione, quando scarichi o compri un'immagine, nel vincolo legato al numero di trasposizioni di quel soggetto. Vai a controllare su Fotolia, su Shutterstock, ovunque, su iStock, potete andare davvero ovunque e troverete questo tipo di noticina. Ci sono dei limiti ovviamente anche con numeri molto alti, troverete per esempio 500.000 copie e così via, che possono sembrare un numero altissimo. Ma se lo immaginate in funzione di un prodotto che viene venduto in un supermercato, 500.000 pezzi non sono nulla, è per questo che ovviamente quando siamo comunque sul fronte della distribuzione di massa, le aziende, le agenzie solitamente commissionano ad hoc un servizio fotografico dedicato, ok? Certo, Silvia, certo. Esatto, Roberto. Volevo rispondere a Ciro che mi ha chiesto. Sì, Volevo ritorniamo al... rispondere un attimo a Ciro che mi ha chiesto. Sì, scusa. Che mi ha chiesto come ho fatto. Come ho vissuto il passaggio dalla carta al digitale. Come l'ho detto prima, io quando sono passato mentre alla tavoletta grafica ho aperto Photoshop, ho preso la penna e ho cominciato a disegnare convinto che fosse una matita. E beh, non è stato effettivamente una cosa che mi ha colpito subito, anzi all'inizio ho detto ma pensavo che fosse meglio. Invece dopo cominciando a disegnare, a prenderci mano, a fare, all'inizio non facevo disegni, all'inizio facevo tipo non so, ghirigori, linee, tratteggi, per vedere che effetto mi poteva dare, ovviamente se premevo di più, se premevo di meno, se la ruotavo in un certo modo. All'inizio non è stata una cosa, diciamo, che mi entusiasmava più di tanto. Ho cominciato a trovarmi bene dopo una quindicina di giorni, 20 che ce l'avevo, perché ovviamente ho scoperto che settando il pennello in quel modo mi dava quell'effetto che io volevo. Io credo che quella cosa lì, cioè settare il pennello in quel modo per avere quell'effetto che volevo io, è stata la svolta, perché se avessi continuato a disegnare col pennello, diciamo, normale, tra virgolette, non mi ci sarei trovato. Roberto, no, non ho mai provato per il semplice fatto che non ho un tablet, ho uno smartphone, ma lo smartphone lo uso più che altro per le telefonate, per chattare, quindi non per disegnare. Aspetto a vedere che sta scrivendo Silvia.
Ah, Ronnie, faccio l'operaio. Ronnie, disegno da quando avevo più o meno 10 anni, 9-10 anni più o meno. Alle scuole elementari cominciavo a disegnare, ho visto che meno male le cose che facevo mi venivano abbastanza bene. Le scuole medie ho avuto un professore che effettivamente mi ha, in quelle prime nozioni un po' più serie, e poi infatti lo stesso professore mi ha portato più di qualche volta a bottega con lui, mi faceva vedere quello che faceva lui. Insomma, mi ha un po' illuminato, diciamo, su quello che era il disegno. Lui addirittura faceva anche lo scultore, quindi. Poi mi ha indirizzato a fare il liceo artistico ed eccoci qua. Ho provato, Buonissimo. Roberto, ho provato a farlo diventare il mio lavoro principale, ma effettivamente non guadagno abbastanza da poter mantenere i figli e quindi mi serve uno stipendio fisso per poter mandare avanti la famiglia, diciamo, eccoci qua. Massimo, quello che facevi tu lo facevo anche io, eh. Io però in più disegnavo, quindi. E rispondendo al video tutorial, sì, ne ho fatto uno che trovi su YouTube. Adesso non mi ricordo il nome, sempre perché c'è il numero di telefono. E veramente non è proprio un vero e proprio video tutorial. Faccio vedere come realizzo il disegno, diciamo, più che altro. Dura un po' di tempo, dura, mi pare, più di un'ora forse, un'ora, un'ora e mezza, non lo so, comunque. Sì, dai, dura un'ora e 5 minuti. Se andate su YouTube e scrivi tutorial occhio bei fungi, là, lo trovi. No, no, Cristina, facevo le due cose separatamente, sempre con la destra comunque. Ok, direi comunque di non dedicarci più oltre all'argomento perché se no finisce male stasera. No, allora, gli speed painting, quelli che ho fatto io, Roberto, sono video fatti normalmente, diciamo, a velocità normale, e poi quando li vai a montare li acceleri del 300-400% a secondo. Tipo quelli che ho fatto io li ho aumentati del 300% perché sennò duravano un'eternità. Già così aumentati del 300% durano, mi pare, su un'oretta, quindi penso un po' a velocità normale. Ma comunque sono tutti accelerati con i software. Quello che dicevo prima, il tutorial dell'occhio. No, dicevo a Roberto che sono tutti questi video che si vedono online, sono tutti accelerati, cioè nessuno riesce a essere così veloce. E te ne accorgi perché ovviamente ci sono degli autori che vanno, disegnano, No, cancellano. sì, no, no, quello dubbiamente, ma tornando al Lega, trovo il tutorial. Io quello non l'ho fatto accelerato apposta, giusto per far vedere infatti quello che faccio passo per passo. Infatti anche lì sono partito dal settaggio dei pennelli, dal tratto, dalle sfumature, dallo sfumino. Lì si vede praticamente tutto quello che faccio quando disegno. Considerate che è un occhio solamente e ci ho messo un'ora e ho detto tutto. Infatti, quello che ho fatto io dell'occhio, molti mi dicono, però sai, un'ora di video
comincia a essere un po' palloso, dove un po' uno comunque lo salta, va avanti, no? Accelera. È vero, è così, succede anche a me quando vado a vedere i video, però se uno vuole capire effettivamente come lavoro, quello è l'unico modo per fargli vedere quello che faccio passo per passo. Per fare massimo effettivamente se vai a vedere non è dettagliatissimo, non è, diciamo, è un po' più schizzo. Fatto un po' meglio, però ci ho messo per fare lui 5 ore, 5 ore e mezza, una roba del genere. Ciao Raffaele, grazie. Sinceramente, Danny, gli occhi riesco a farli abbastanza bene, non ho quelli che la forma a farla sempre uguale, non fargli sembrare storti, oppure non fargli sembrare, sai, uno più grande o uno più piccolo. Perdo più tempo a fare gli occhiali che gli occhi, onestamente. Beh, meno male che ci sono gli occhiali, perché sennò, considerando i commenti sugli altri dettagli della foto, immagino cos'era commentare fare i miei occhi. No, effettivamente la collana della foto è d'oro, eh? Quello sì, lo posso testimoniare. Poi si vede anche nella prima slide, mi pare che. Aspetta che poi vado indietro così. Ah, ecco, si vede qui, guardate, la collana è di oro, quindi vedete. Beh, tenendo conto che solitamente ho due occhiaie che Eccolo qua. sembrano balconi estesi, quindi per questo di solito mi fotografo con gli occhiali. Ronnie. No, Ronny comunque la foto non me l'ha mandata lui. Ronny, la foto non me l'ha mandata lui, mentre io non mi ricordo quando l'ho vista su Facebook e appena l'ho vista ho detto Madonna, questa foto la devo fare, Appena l'ha vista, ha devo disegnarla. detto: guarda, c'è un soggetto col culo, con la musa a culo di gallina. Ti pare che non posso non farlo? Giusto? Però un po' più di gallina. No. A parte scherzi, mi ha colpito subito e allora ho detto lo devo disegnare perché comunque mi piaceva, sai, la posizione, lo sinistro, sai, sta cosa così mi piaceva. Colgo Allora l'occasione l'ho per presa, l'ho ricordare. scaricato. Colgo l'occasione per ricordare a tutte che sono comunque un modello sempre disponibile. E dicevo, l'ho scaricata e l'ho messa da una parte dove io ho tutti i segni che. Le immagini che mette i disegni che voglio realizzare. Poi è passato un po' di tempo e niente, mentre sta foto è rimasta lì, non ci ho pensato più e non l'ho fatta più. E mi pare che il periodo di Natale è successo che c'era una specie di contest, fai un regalo a un tuo amico oppure fai un regalo a qualcuno che vuoi tu, una roba del genere, ovviamente su un gruppo, e ho cominciato a fare qualche ritratto ovviamente di questi utenti che c'erano su questo gruppo. E quando ho cominciato a fare questi, mi sono ricordato che c'era la foto di Massimo, e quindi ovviamente l'ho fatto come regalo di Natale. Mi sembra che sia stato, non so, mi pare che sia stato quello, no, Massimo? Sì, mi pare di sì, mi pare di sì. Aspetta che mi stanno corrompendo. Quindi ovviamente stavo con Natale. Comunque è stato un regalo di Natale per Massimo. Gratitissimo. L'ho tenuto anche all'interno del mio profilo, che di solito non metto mai foto personali, ma ho fatto un'eccezione di quanto è riuscito L'avevi bene. messo anche come avatar per un periodo, Massimo. Appunto, per quello dicevo. E di solito non lo faccio, però era troppo bella, mi piaceva un sacco, quindi l'ho voluta mettere. Vabbè, comunque questo qui adesso è migliorato, quindi rispetto a quello che c'hai tu.
Roberto, ho capito che ma stasera mi avete fatto veramente il culo a tarallo, eh? Mi avete massacrato. La prossima volta che faccio un webinar con Diego si accettano altri soggetti e soprattutto cancello tutte le mie foto che ci sono online. Ciro, per i disegni a colori il numero di livelli chiusi è lo stesso? Diego, domanda per te. Ciro, te l'ho spiegato prima, beh, sì, di base faccio sempre il disegno così come vedete questo, bianco e nero, stessi livelli, stesse luci. Dopo, se voglio colorarlo, o li faccio un livello sopra, messo su sovrapponi e metto il colore che voglio fargli, oppure uso le mappe a sfumatura, oppure uso le curve. Oppure faccio una piega immagine di quel livello e lo vado a colorare semplicemente le gradazioni di colore, sta roba così. Comunque, sì, grosso modo sono sempre quelli i livelli. Ne aumenterò, ecco, uno o due in base al colore, poi magari che voglio farli, roba del genere, però di base, ecco, vedete sempre 6-7 livelli su ogni PSD che ho. Grosso modo. Sì, esatto, sempre da bianco e nero e poi quando devo colorare coloro con gli effetti. Non so se è su Behance forse. Su Behance non mi ricordo se c'è quello di Rihanna. Quello di Rihanna è uguale, è un disegno fatto in bianco e nero che sinceramente mi piaceva tantissimo in bianco e nero. Poi ho detto, ma adesso provo a colorarla e vediamo come viene. Quello, per fare quello ho fatto un livello su sovrapponi, poi ho abbassato di opacità. Ho visto che anche colorato non era male e l'ho lasciato colorato. Eh sì, adesso sinceramente non mi ricordo tutti quelli che ho messo sul sito e tutti quelli che ho messo su Behance. Su Behance sono messi di meno, sinceramente. Ecco Rihanna, ve lo sto linkando in chat. Però sì, Comunque, se dovrebbe segnatevi essere. tutti i canali di Diego, li trovate in basso nelle note. Comunque, guarda, Grazie, grazie. anche l'uso del colore ti esce una favola, sinceramente. Massimo, ti sembra. Ti sembra una cazzata, scusate l'espressione. È un livello su sovrapponi. No, ma io infatti lo. Niente di più. Sì, ma io l'ho detto all'inizio che tu in realtà. Sei una truffa, ci avrai un'azione nascosta e fai tutto quanto con un'azione, un bottone che schiacci e fai tutto. Com'era quello lì che t'aveva commentato? Chi No, è solo tecnica. era che t'aveva È commentato? solo tecnica, È Massimo. solo tecnica, infatti, sei la pippa. Vabbè. No, adesso non mi ricordo, cioè no, me lo ricordo chi me l'ha detto, però non lo voglio No, dire. non diciamolo, Ma ha infatti. detto che alla fine, cioè, da una parte se la vedete c'è anche ragione, no? Ha detto, ma alla fine tu prendi una foto e la copi, sarebbero farlo tutti, alla fine serve solamente la tecnica per farlo, non è che tu inventi niente oppure fai qualcosa di speciale che magari un altro non sa fare. E se vai a vedere c'ha ragione, sono uno che prende una foto e la copia Ma e non infatti faccio niente di più. Ci metto magari un po' del mio, ecco, con. è pieno così di opere belle come le tue. Guarda, ogni giorno vengono pubblicate centinaia di opere così, tanto è facile sta cosa. Vabbè, ma meglio che mi sto zitto. No, vabbè, lui diceva che se si mette uno che comunque sa un po' disegnare con, no, con magari uno che gli insegna bene, alla fine anche uno che non sa fare niente riuscirebbe a farlo perché è solamente tecnica, non è niente di più che tecnica, diciamo. Infatti, io mi immagino che quando il Donatello ha fatto il suo David, scusa, Michelangelo, penso che figura di merda, Donatello, quando Michelangelo ha fatto il suo David, c'aveva dietro due pensionati che dicevano: è solo tecnica, adesso mi imparo anch'io, metto, vedi come una broccia e faccio anch'io.
E che cazzo. Comunque, anche Donatello l'ha fatto un paio Sì, lo so, di ma io in quel caso c'avevo, non so perché sono arrivato a Donatello, perché pensavo alla tartaruga ninja, giuro. Perché ho visto il trailer oggi pomeriggio e il mio cervello era ancora bloccato lì. Però volevo intendere Michelangelo. comunque, a proposito di tecnica, volevo dire che io ho fatto il liceo artistico, no? Ho detto prima. Il liceo artistico ovviamente non è che mi ha insegnato a disegnare, effettivamente non mi ha insegnato a disegnare, perché io comunque di base sapevo già disegnare quando sono andato a fare il liceo artistico, ma ha solamente insegnato l'uso delle tecniche, che sembra, cioè, una fesseria, però non so, il colore, sfumarlo, mescolarli, oppure non so, colori primari, colori secondari, cioè tutta questa roba qui. Mi ha insegnato, ecco, a usare gli strumenti che avevo intorno, però effettivamente a disegnare non me l'ha insegnato. E io avevo molti a disegnare. Quindi vuol dire, secondo me il disegno, come dire, o sai farlo o non sai farlo. A imparare, secondo me, è difficile. Sì, ok, però il discorso è che comunque se riduciamo tutto quanto semplicemente alla tecnica, qualunque cosa è riproducibile, ora scherzi a parte, il concetto è che per me una persona che è in grado di esprimere visivamente quello che tu realizzi non è semplicemente figlio della tecnica, punto e basta, è figlio della tecnica, del gusto, dell'occhio, della capacità comunque di miscelare all'interno delle sue realizzazioni l'uso del software. Le linee che osserva sono tutta quella serie di interpretazioni. Se riduciamo tutto alla tecnica, qualunque cosa vediamo online è sempre tecnica, è normale. Quindi criticare comunque un Ah. elaborato, i tuoi, ma anche quelli di altri, perché ho letto anche su bacheche di altri artisti internazionali, arriva sempre comunque qualcuno che dice: eh vabbè, ma è solo tecnica. Anche Alex Ruiz, che a me piace un sacco, ha uno stile incasinato quanto il mio, solo che lui è più bravo. Ma anche lì ho letto: eh vabbè, ma è uno stile, fa il pennello e via. Grazie a cazzo, però nel frattempo colui se l'ha inventato, l'ha creato e così via. Così come tu realizzi queste cose. Se fosse solo tecnica, cioè una cosa che la impari, punto e basta, saremmo pieni di fungila. Ma non è così, quindi evidentemente qualcosa in più c'è. Sì, Cristina, c'avevo l'insegnante di Ornato, si chiamava quella volta, che lei mi diceva che non era normale partire che non era normale partire da un particolare. Ha detto, tu devi partire da un ovale, e poi dall'ovale ci fai, sai, le classiche linee per la bocca, quella per il naso, lo dividi, lo fai. E io dicevo, vabbè, alla fine è il risultato, no? Quello che conta. Secondo io, ad esempio, faccio il modello e lo faccio che assomiglia a quello che sta lì seduto e va bene, qual è il problema? Ma guarda, ti posso dire una cosa. Anni fa avevo un collega all'università che facevamo tutt'altro, era scienze biologiche. Questo tizio qua, a lui piaceva la mia tecnica, che era molto caotica, molto incasinata e così via, e lui era bravissimo a disegnare, ma aveva assorbito così tanto la logica costruttiva con gli ovali, gli strumenti, eccetera, che aveva completamente perso la fantasia. Cioè lui sapeva fare l'anatomia, per esempio, ma se tu gli chiedevi, inventami, che ne so, un corno particolare, riproduceva sistematicamente lo stesso strumento, lo stesso tipo di corno, frutto di queste elaborazioni. È l'ovale, è il, che ne so, il trapezio, il triangolo, tutte queste robe così. Sinceramente, alla fine capisco che magari in un liceo uno debba insegnare la base, ma al di là delle regole, il famoso leitmotiv, le regole esistono, ma possono essere infrante. Quando conosci bene la regola, la puoi infrangere e ovviamente farla tua in 100 modi diversi, così come hai fatto tu. Quindi, anzi, è un fascino in più il concetto del dire parto da un particolare e qualsiasi e vado praticamente a manetta, diciamo, a braccio. È più facile trovare comunque Io uno che faccia l'ovale e comunque non arriva a questi risultati. ah sì, io questa cosa del particolare ovviamente lo faccio con qualsiasi cosa disegno, cioè è una cosa che veramente è insita dentro di me, non so come spiegare. Se devo disegnare, non so, una stanza per esempio, no? Parto dalla porta, poi dalla porta faccio la maniglia, poi dalla maniglia faccio, cioè, mentre seguo le linee, una linea dietro quell'altra, poi alla fine mi creano il disegno. Non so se mi.
se mi spiego. Sì, sei assolutamente chiarissimo. È semplicemente ispirazione creativa, arte e basta, non c'è null'altro da aggiungere. La tecnica serve a esprimere il concetto artistico, la creatività, l'istinto che hai nel realizzare l'immagine, ma non è l'opera che vediamo, non è la tecnica, ma è frutto di tutta questa serie di elementi che fanno di Diego Fungila. Comunque, come vedi, Massimo, in questa fotografia la foto si vede che la bocca non è uguale. Vedi? Ok, ma se nomini galline o altri volatili mi incazzo. No, no, no. Era solamente per farti vedere che la bocca non sono riuscito a farla come quella della foto. Vabbè, ma questi sono dettagli. Avrei fatto, insomma. Questi sono dettagli che noti tu che hai fatto il lavoro, perché se tu non ci facevi l'ingrandimento e non ci dicevi sta cosa, voglio vedere chi è che ti veniva a dire: ma la bocca si vede che ha leggermente il labbro qua e là. Grazie, Raffaello. No, infatti Grazie. effettivamente Massimo, quello che dico sempre quando faccio disegni, no, c'ho sempre la reference, diciamo, per farli, una fotografia, quello che è. Io faccio vedere solamente il disegno che ho fatto. È normale che non metto mai la fotografia, diciamo, con il disegno che ho fatto, perché uno logicamente poi li vede i particolari che magari non sono uguali, oppure che sai, c'è una ruga in più, una ruga in meno, oppure il pizzetto è un po' storto. Invece, vedendo solamente il disegno, già bene o male. Vabbè, comunque, Massimo, io ti volevo fare un omaggio, pensa, facendo le slide con la faccia No. tua, così, con questa L'omaggio posizione bella da macio. è graditissimo È stato un boomerang. lo sai, solo che questa cosa me la porterò per settimane avanti. Comunque, vabbè, sono i rischi del mestiere. Quando si è modelli belli come me, purtroppo succedono queste cose. Grazie, come mi volete bene. Ciao Cosimo, ciao Mark, benvenuti. Non ne faccio, Ronnie, non ne faccio lezioni private. Anche perché quello che so fare ve lo sto dicendo adesso, quindi non ti direi niente di più di quello che ti sto dicendo adesso. Ciao Pino. Ciao Pino, grazie. Va bene. Allora, io ho visto l'orario, Diego, quindi penso che siamo sul limite, giusto? Sì, 10 minuti. Sì. Sì, 10 minuti. Ok. Allora, prima di chiudere, semplicemente comunque io volevo ringraziare comunque Diego veramente in modo particolare, perché in effetti ci ha dimostrato questa sera come alla fine comunque della fiera non serva, diciamo, come posso dire, al di là dell'idea chissà quale strumentazione avanzata di Photoshop, serve avere passione, serve avere occhio, serve avere anche bravura, quindi esercitazione, allenamento e quant'altro. E Diego stasera comunque ha condiviso con noi degli spunti che io per primo metterò in pratica il più presto possibile, perché davvero mi ha colpito molto comunque il modo in cui Diego porta avanti tutti i suoi lavori. E a questo punto io innanzitutto vi ringrazio di aver partecipato qui questa sera. Chiaramente, se avete adesso non so Diego quanti minuti c'ha, però nel ringraziare Diego lascio completamente a lui la parola. Io semplicemente, insomma, chiuderò poi la sessione, ma vi ringrazio, insomma, di aver partecipato a questo webinar e soprattutto ribadisco, ringrazio e ringraziamo Diego per averci messo a disposizione il suo tempo. No, grazie a te, te l'ho detto sempre, grazie a te. Francesco, guarda, avevamo pensato di fare una cosa real time, ma praticamente la piattaforma non lo supporta, giusto Massimo? Esatto, sì, in realtà diciamo Diego avrebbe voluto farvi vedere in tempo reale alcuni passaggi, però tenete conto che comunque quando c'è la trasmissione in differita con la linea all'interno della piattaforma c'è sempre il rischio che poi qualcuno non riuscisse a seguire, non riesca a seguire.
e quindi per questo ho chiesto a Diego di fare delle slide, solo per questo motivo. Sì, l'idea principale, cioè, l'idea di base era quella, magari far vedere, ecco, un particolare oppure qualcosa, diciamo, in modo da vedere anche come si fa, però non si è potuto fare. E Ronny, comunque, scusa, per quei 1.000 euro, quando vuoi, se vuoi, Va mandami un messaggio privato, ti do l'IBAN. La vedo dura. Grazie Lido. Ragazzi, se avete domande da fare, io ho altri 5 minuti. Non ci sono problemi. Grazie dell'invito, Alessandro. In Abruzzo, Festival Arzibanda dal 16 al 19 luglio. Ciao Ronny. Ciao Francesco. Ciao Roni, grazie a te. Ok, direi che possiamo chiudere qui. Allora, Diego, lascio a te l'ultima parola. Ragazzi, di nuovo grazie. Grazie veramente immenso a Diego. Facciamo anche un ringraziamento particolare al modello che è davvero meraviglioso nel suo vedere. E nessuno aggiunga nient'altro, per favore, sul modello. E a te la parola per i saluti, Diego. No, niente, grazie della possibilità che mi hai dato di condividere quello che so fare, diciamo che poi è l'unica cosa che so fare. E niente, ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, è stato piacevole, mi è piaciuto, se Massimo in futuro vorrà rifare qualcosa del genere, lieto di farlo. Con piacere, con estremo piacere. Ok, bella gente, missa finita est, andate in pace. Vi ringraziamo, insomma, di aver partecipato, ci rivediamo online e saremo tutti ansiosi di vedere le nuove pubblicazioni di Diego. Adesso avete in basso anche tutti i suoi canali, quindi non siete giustificati se vi perdete qualcosa e da adesso in poi apprezzeremo ancora di più tutto il meraviglioso lavoro che produce Diego, anche se abbiamo detto che è tutto frutto di un bottone. Questa cosa resterà negli annali. Di nuovo grazie a Diego, a tutti voi e alla prossima. Un buon weekend a tutte e a tutti. Ciao Massimo, puoi farmi sapere come va con lo sfumino? Sarà fatto.